Stai lì, dormi, ma non ti dovevi ammazzare tu? Perché c'è un'ora fissa per ammazzarsi? Ho voluto vivere un'altra mezz'ora. Non potevi svegliarmi più tardi, allora? M'hai fatto venire fin qui per niente. Sai perché ho aspettato a buttarmi? Per vederti un'ultima volta, per dirti quanto ti voglio bene. Beh, adesso mi hai vista, buttati. Ah, mi incoraggi, vuoi avere questo rimorso? Devi essere di parola, hai detto che ti butti e buttati. Guarda che mi butto, eh? Sì, se tu ti butti io mi faccio monaca. Guarda che da questa altezza anche il miglior nuotatore di Roma s'affoga. Oh, quanto la fai lunga. Va bene, l'hai voluto tu. Però se mi dici che mi vuoi bene posso pure non buttarmi. E dai! Salvatore! Aiuto! Adesso me lo dai un bacetto? Uno solo, andiamo, dammi un bacetto. La brillante intuizione del regista prese forma in questo punto del ponte, dove in quest'angolo lui si lancia dal ponte. Ecco la magia della grande mensola, che quindi non creava problemi nel salto. Questo che potrebbe essere un luogo di culto per il cinema. Ed il red carpet si svolge solo pochi metri più in là, è diventato un luogo di sfregio. Cornicioni pericolanti. Gentile sindaco, mi permetta di venire ad abitare qui, così come per molti artisti vengono date le torri antiche di Roma. Sistemerò tutte le luci gratis, pulirò i vetri, cambierò le lampadine, ma almeno potrò dire di essere venuto ad abitare dentro un ponte e non di essere finito sotto un ponte.